Se le vittime della prima ondata di Covid possono essere state figlie anche dell'impreparazione di fronte alla pandemia, quelle che si stanno registrando in queste settimane, soprattutto nelle RSA, che sono tornate ad essere la prima e più fragile linea del contagio, potrebbero dare adito a una lunga serie di inchieste e azioni legali. Nelle procure continuano ad arrivare segnalazioni dalle ASL e denunce di familiari dei defunti. In AS stanno svolgendo un super lavoro, leggono gli esposti, acquisiscono le cartelle cliniche e ascoltano i testimoni. Ovunque, a Prato, dove a Comeana 7 mesi fa si capì che i numeri della Lombardia non erano un fenomeno isolato, ad Arezzo, che ha avuto il suo epicentro in Bucine, o a Firenze, dove è stato creato un pool di magistrati che ormai lavora soltanto alla questione Covid. I PM fiorentini hanno affidato gli incarichi per almeno 4 autopsie su persone morte con un tampone positivo. L'ultimo fronte delle inchieste toscane potrebbe dunque contribuire a scrivere una verità scientifica sulle morti in epoca di coronavirus.